Ciao. Stavo pensando, mentre aspettavamo, che anche tu dovresti mettere un po' di rossetto, forse. Ma molto volentieri, molto La volentieri. Prossima volta, tipo un bel nude tipo... così, preso da qua, da questo tuo palette. Tipo così marron. Ma adesso vanno gli anni 90 e quindi vanno tutti di nuovo i rossetti marroni. Se no viola un po', tipo occupazione la soluzione. Ah, tu, anche blu ce l'ho se vuoi. Sai che non c'è nessuno in questo momento. Ma do, Ivan, sei proprio... Allora, proprio... faremo una puntata del podcast su come mai io e Ivan litighiamo sempre in diretta. Il motivo è questo. È vero. Madonna, è insopportabile. L'ho detto, ok? Adesso ho detto una cosa negativa su Ivan e non ne dirò più. Okay. Perché poi il pubblico mi si rivolta contro. Hi guys! Ok, oggi parliamo di come avere meno iscritti alla newsletter, che sembra super clickbait come titolo, tipo, ah, non devi averne di meno, in realtà devi averne di più. No, invece devi proprio... averne di meno. Sì. Non è neanche un refuso, è proprio meno. Meno, di meno. Meno. Direi di passare al nostro gioco di ruolo. Sì, dobbiamo dire qualcosa agli amici da casa. Per esempio, nei commenti, cosa devono scriverci? Ma io nei commenti oggi vorrei sapere un po' tutte cose mailing list, ma soprattutto le frustrazioni più del forti giovane... che del giovane mailing listaro, esatto. Diciamo. Come si dice? Del giovane amanuense. Ok, le frustrazioni con la mailing list. Sì. Io ne ho diverse, poi dopo vi dico la mia più recente. Sì. Quindi nei commenti quello, e in generale comunque se avete domande, fate domande. E dite ciao! E schicciate il pulsantino col pollice in su, che sennò Enrica si mette a piangere. No, perché mi piace molto poi compare il pollice. È vero. Va bene, partiamo. Allora, io sono... Ci sono già dei commenti negativi su di me? Ecco, vedi, c'erano. Lo sapevo, lo molto sapevo. Bene. Vabbè ragazzi, questo è anche un po' il mio ruolo, così essere odiata come Crudelia Demon. Aspetta, mi sta venendo un gioco di parole col tuo nome, ma adesso mi è sfuggito. Pensa che sfiga, tra l'altro. Peccato. Dead jokes level tipo 100, così. Esatto. Allora, iniziamo con il gioco... Dead. Vedi che... Vabbè. Vabbè. Allora, io entro nel ruolo. Esatto, anch'io entro nel ruolo. Dunque, io sono qualunque riferimento puramente casuale, sono Carmen Colombella e ho un sito. Ma Carmen lo sa, scusa. No, chi Carmen? Io sono Carmen Colombella, non c'entro niente con qualunque altra Carmen che possa chiamarsi con un cognome preso simile. Da un volatile di simile aspetto. Carmen Colombella e ho un sito che si chiama tuttografica.com. Piacere, io sono Billy Joe. Come? Billy Joe, come quello dei Green Day. Quello che è morto? No, quello dei Green Day, il cantante. Non è morto? Non è morto. Ma? Però ha le borchie come me, vedi? Ah, ok. Di cognome faccio Racchieri, quindi è Billy Joe Racchieri proprio. Ok, ci stiamo perdendo, caro Ivan. Ci stiamo perdendo. E sono appunto Carmen Colombella, ci tengo a sottolinearlo, questo sito tuttografica.com, in cui praticamente ho i forum di iscrizione alla mailing list. Ok, parlami del tuo caso, Carmen Colombella. Subito, molto volentieri. Allora. Andiamo al sodo. Io... ho questa mailing list, devo dirti la verità, non l'ho mai più di tanto curata, perché di fatto ho sempre preferito usare i social, in particolare Instagram, con cui mi trovo molto bene, fotografo i miei quaderni, sono dei quaderni planner. Ah, anche tu? Chi è altro? No, nessuno, figurati. Sono dei quaderni planner. Ma mi trovo bene, metto quelli, metto delle frasi motivazionali, le foto del mio cane. Il mio cane si chiama Duna. È così. Va bene. Poi l'altro giorno praticamente pubblico una foto su Instagram e dopo 3 ore, anche qui tutti i riferimenti sono puramente casuali. Dopo 3 ore io su Instagram ho 16.000 follower. Ma dai, sei una micro influencer. Te l'ho detto che io comunque mi trovo bene su Instagram. Molto ricercata ultimamente. Per una cosa o per l'altra mi trovo bene. Ti trovavi bene, mi sembra parlare. Di capire. Grazie. E non ti ho ancora detto il problema. Mi interrompi? Ho pubblicato una foto. Dopo 3 ore avevo 44 like. Ah. Sono proprio pochi. Quindi ho capito che quelle cose che mi dite sempre voi in diretta, così dell'algoritmo, occhio che è la stessa cosa che è successa a Facebook, potrebbe succedere anche a Instagram, era più vera di quanto io stessa non pensavo. E quindi mi sono un po' allarmata. Allora sono andata a vedere sulla mailing list e, tagliando corto, in pratica ho visto che, ridendo e scherzando, anche se non la
calcolavo più di tanto, è cresciuta, è arrivata a 1200 iscritti. Ah, non pochi. Perché non io pochi. Comunque come link su Instagram ho sempre tenuto quello lì per l'iscrizione. E poi ho un freebie che quando ti iscrivi c'è un mini corso che parte. Ho capito. E quindi ho... Allora ho detto, boh, mandiamo una mail a sti iscritti. Mm-hmm. Però l'ho mandata e si sono disiscritti, mi sono arrivate tutte le notifiche di Unsubscribe. Ah, ma tante? E quindi, tante. Quindi ho detto, non sta funzionando. Ho capito. E quindi cosa devo usare se la mailing list non funziona, Instagram non funziona? Allora, Carmen Colombella, mentre tu mi raccontavi la tua triste storia di Instagram, io pensavo al video di Britney Spears, quello di Oops I Did It Again. Quindi ma l'hai cagata. Con la faccia di Zuckerberg al posto di quella di Britney Spears. Ah, giusto, ok. Che ti dice Oops I Did It Again. Quindi, un anno dopo... Siamo appunto da capo, eh? Di nuovo crollato tutto, crollata la reach, crollate le interazioni. Allora, quello lì è un problema e resterà sempre un problema. Quello che invece non è un problema è il fatto che tu, presa dal panico, sei andata nella mailing list, hai mandato una mail un po' così, d'amblè a caso, che non mandavi una mail da 6 mesi, e hai avuto un botto di disiscrizioni. Non è un problema, anzi... Secondo me, cara Carmen Colombella, hai detto, è una cosa positiva. Tu dirai, perché questo qua sta vuole. Fallo dire a me, però. No, lo dico io. È una cosa positiva perché per chi come te arriva dai social e deluso, cornuto e mazziato per l'ennesima volta vuole provare a emanciparsi, c'è bisogno di fare un cambio di prospettiva. Ah! Radicale, sei pronta a fare un cambio di prospettiva radicale, che è questo qui. Allora, sui social, su Instagram, tutto quello che conta è il like e la corsa al numerone. Ah, 16.000 followers, ah, 30.000 followers, ah, vengono tutti dal Bangladesh. Ti prego. Basta. Grazie. Quello che conta invece per chi usa la mailing list per comunicare, tu ci vuoi vendere immagino questa mailing list? Sì, io questo sito okay. Fotografica.com. Per chi la usa per comunicare e per vendere, quello che conta non sono i like, non sono i numeroni, ma sono le aperture, ok? Conta quante persone... Ah, quello che vedo, open rate. L'open rate, cioè quante persone ricevono e poi aprono le tue email. Soprattutto l'apertura, poi ci sono anche altri dati, ma tu concentrati sull'apertura. Ok. Questa è la cosa principale. Ok. Come si fa ad avere tante aperture, cioè tante persone che aprono le email che mandi? Una delle cose più importanti da fare è avere il più alto numero possibile di iscritti attivi. Ok. Che vuol dire... cancellare dalla lista tutti quelli che non vogliono ricevere o che non stanno aprendo le email che mandi. Non è un problema se tu c'hai 1200 iscritti, mandi una mail random e si iscrivono in 200 e si disiscrivono in 200. Ah, okay. Perché ti hanno detto io non ne voglio sapere. Però scusa, vuol dire che non sta funzionando? No, vuol dire che quelle persone in ogni caso non avrebbero mai aperto le tue email. Ma è come se sui social io pubblicassi qualcosa e tutti nascondessero il post. Vuol dire che non sta funzionando. Perché devo sempre avere a che fare con questi paragoni con i social? Io li odio. Tu mi hai detto c'è un cambio di prospettiva rispetto ai social. Infatti io vado lì e ti voglio dire sì. Allora io ti dico, tu mi stai, è come se tu mi dicessi il... È come se, cioè, io mi sento come se io avessi pubblicato una roba e tutti l'hanno nascosta, come se ci fosse il dislike, non c'è però. No, non è un dislike, è un modo di dirti, io, a me questa cosa qua non interessa, ma tu ti devi concentrare su quelli che invece sono rimasti dentro, nonostante il fatto che tu fossero 6 mesi che non mandavi una mail, che tu non abbia una strategia, che tu non abbia un'idea, niente, l'hai fatto a caso, c'erano 1200 persone, hanno ricevuto questa mail e di quelli che l'hanno aperta, un buon numero alla fine è rimasto dentro nonostante tutto. Okay. Vuol dire che parti da, nel tuo caso specifico, parti da una base di persone su cui puoi costruire, che nonostante tutto gli interessa quello che hai da dire. Nonostante il fatto che tu abbia cazzeggiato per 6 mesi, okay. Che non abbia una strategia, che hai mandato una mail a caso, loro comunque sono rimasti lì. Okay. Quello che conta quando si lavora con l'email marketing è la qualità
ok, delle interazioni, la qualità di quello che succede. Ecco, ma anche le interazioni non ci sono di fatto, perché l'unica interazione che ho avuto io sono stati i disiscritti. No, non è vero. L'unica interazione che hai avuto tu sono state le aperture che in questo momento stai ignorando. Ah, ok. Ok. Diciamo che io quelle le do un po' per scontate. No, darlo per scontato è sbagliato, perché comunque il fatto che tu hai dato la tua email a qualcuno e per questo qua ti scrive e tu stai aprendo quella roba lì è un'enorme dimostrazione di interesse e di fiducia, ok? Ok. Nei tuoi confronti. Ok. Però... Quindi cosa devo fare? Allora, io volevo partire dandoti anche un attimo un'idea su... visto che tu parti da zero, che tra l'altro è una cosa positiva perché alla fine puoi costruire partendo da... una situazione pulita. Io parto da mille. Sì, ma da zero, nel senso che non hai idea di che cazzo stai facendo. Ok. Oh, questi qua di Instagram, loro c'hanno i numeri, no? Tirano fuori i bigliettini con i numeri, così, impazziti. Io 1000, io 2000, verità, io 3000. La verità. Tombola! Esatto. Così, avete fatto bingo. Allora, io non so che open rate hai tu, cioè quante persone aprono le email che mandi, e ti posso dire, visto che... Non lo so neanch'io. No, uno, ma poi fai le cose a caso. Esatto. Quindi in questo momento è un dato non particolarmente interessante, però giusto per tirare... Mi sono dimenticata di chiederlo a Carmen Colombella con te, il suo open rate. Perché indichi di là quando parli di Carmen Colombella? No, ho capito. Quindi? Allora, da un'attenta ricerca fatta consultando le nostre fonti di fiducia... che sono sostanzialmente il benchmark di MailChimp e la ricerca di MailUp, che invece su una base italiana, nonostante gli utenti considerati siano diversi, nel senso che MailChimp è globale, MailUp meno, il tasso di apertura medio è del 21%, facciamo del 20-21%. Cioè di tutte le robe del mondo. Una newsletter viene inviata, una campagna viene inviata a 100 persone, in media 20 l'aprono. Ma di tutte le robe del mondo mondiale, di tutte le industrie, di tutte le cose. È come se sui social tu pubblicassi un post, avessi 100 di pubblico e 20 la vedessero. Facciamo che hai 2000 di pubblico e ricevi 200 like. Non possiamo fare 120, sì, 120, che è più facile. Non like, 100 la vedono, caro Ivan. Ok, però abbiamo detto che quello che ti interessa sono le interazioni, quindi misuriamo quello. Ah, ok. Ok? Va bene. È proprio rognosa oggi, Enrica, insopportabile. Oh, mi vuoi far fare cliente? Io li conosco quelli là. Io non voglio, in realtà. Io vorrei che tu non facessi. Io faccio come loro. Vorrei mi che sto tu... guardando io i commenti, non ti preoccupare. No, scusami, sono tu curioso. Tu continua con la tua filippica. Come dire, quindi che tu c'hai 100 followers su Instagram, pubblichi una roba e ottieni 20 like. Ok, dai, okay. Usiamolo come paragone. Ma no, sei tu che lo usi come paragone, non so se alla fine ti interessa quello. È vero. Ok. L'altra statistica che di solito tutti più o meno conoscono è il click rate, cioè il tasso di click sui link contenuti dentro un'email. Allora, posso dire che secondo me questa statistica è veramente molto meno importante di quanto sembri, nel senso che l'apertura è una roba tipo, ah, uno mi ha scritto, apro, ok, ed è in media è quello, e va bene. Uno mi ha scritto, apro e poi clicco dentro, in media questo evento avviene il 2,5% delle volte. Ok. Ok, che... è oggettivamente un numero basso. Sì. Però, visto che noi abbiamo una media di tutte le robe globali del mondo, secondo sì, me... Sì, la prendiamo, la mettiamo. Veramente qui dipende un casino. Cioè, se tu mandi delle email dove il link di solito non contano niente, il fatto che il click rate sia basso non vuol dire niente. Ok. Ok, se poi... E poi dipende tantissimo anche da che email mandi. Quindi, la volta che fai un lancio di un prodotto, di una promozione, dove c'è il pulsantone, caccia il denaro... Se c'hai un click rate del 2% è un problema serio. Ok, a quel punto. Ma torniamo all'open rate. Sì, sì, sì. Grazie. Enrica, visto che vuoi parlare, vogliamo dare un po' dei nostri numeri? No, tu mi hai detto, io devo avere come riferimento quello lì. Eh no, devi finire i ragionamenti che inizi, sono attentissima. Ok, quindi tu sai che la media è quella, è del 20% okay, di open allora, rate. Se tu stai sotto questo numero, o sei... Sì? A quel numero sì. Sei nella media. Appena sotto lì okay, sei nella media. Va bene.
se sei sotto, sei sotto la media, e se sei sopra, sei sopra la media. Ma il punto è che, secondo me, nel tuo caso... Cioè, io non sto capendo se 20% è un buon numero rispetto 20%... a quello che succede dentro Instagram, per esempio. Beh. Cioè, se, se mettiamo in rapporto, mm-hmm. perché abbiamo deciso in maniera completamente arbitraria, abbiamo deciso che gli open rate... sono l'interazione che conta, no? Mm-hmm. E quindi a questo abbiniamo i like, così per, mm-hmm. per il nostro esperimento di confronto, ma è vero perché non è scientifico, cioè questo 20% più o meno rispetto a quello che succede dentro Instagram? Allora, in questo momento mi sembra che sia di più, perché guardando un po' in giro mi sembra che su Instagram, diciamo, l'interazione sia più o meno intorno al 10%. Ok. Di chi ti segue, ma il punto è che è fuori dal tuo controllo questa cosa qui, perché di sì, nuovo... Sì, comunque i dati che ho dato prima di 16.000 follower, 44 like sono reali, mm-hmm. quindi se tu riprendi quello, 20% certo. è molto molto di più. Ma sì, è infinitamente di più. Quindi anche se, visto che sono tutti dati reali questi qua, mm-hmm. che abbiamo detto, chiaramente non diciamo a chi appartengono, no. cioè... Però sui nostri account abbiamo visto che più o meno in questo momento... Cioè sei 10% di tasso di interazione, sei fortunato, sì, sta andando esatto. bene. Specialmente però per... sappiamo di account più vecchi, mm-hmm. che quindi sono sempre più penalizzati perché il funzionamento è sempre lo stesso, è la stessa cosa rispetto alle pagine Facebook, cioè col crescere dell'età e del numero di follower il tasso di interazione si abbassa, esatto. e quindi 16.000 follower, 44, non so assolutamente quale sia la percentuale, ma è una cosa disastrosa, è drammatico. Quindi praticamente funziona così, che tu apri oppure sei piccolino e loro ti danno il biscottino per farti andare avanti, poi più cresci più te lo levano, esatto. e vogliono che cacci quindi soldi. Se anche, diciamo, se anche invii una mail e l'apre anche solo il 20%, mm-hmm. sta andando alla grande rispetto, cioè, a Instagram. Metti che è vero che si sono disiscritti, ma il 20% l'ha aperta e sta andando alla grande rispetto a Instagram. L'altra, la cosa che stavo dicendo prima è che in più questi dati sono abbastanza stabili nel tempo, quelli dell'open rate delle newsletter, mentre quelli dei social sono... Dipendono da un algoritmo. No, sono stabili nel fatto che ti prendi un'inculata stabilmente, nel senso ormai hai dimostrato che ti arriva, boh, in quel senso sono stabili. Sì, dipendono da un algoritmo, mentre quelli indirizzi no. mail sono tuoi. Ok, non c'è un intermediario, per adesso non c'è un intermediario, non c'è mai stato, quindi per adesso ci si può fidare di più. Ok. Poi c'è anche da dire che su una lista piccola e su un'attività piccola come la tua di tuttografiche.com... Esatto. Io posso mirare un po' più alto. Tu devi mirare più alto, perché il 20% è media con dentro Nestlé è quello che manda il diario delle vacanze da Bergeggi, ok? In mezzo c'è tutto. Stupendo! Ok? Tra un diario pieno di niente. Tra l'altro, dov'è? Vabbè. Voglio il link per iscrivermi. Ma chi è che lo fa? Esatto. Qualcuno vada a Bergeggi e faccia un diario. Però nei casi di attività piccoline con liste nell'ordine, diciamo entro i 4-5 mila, sì. iscritti, secondo me si può mirare un po' più in alto, quindi si può tranquillamente mirare a raddoppiare questi valori medi mondiali, 42%, portarli intorno al 40 e intorno al 4-5% di click rate. Ok. Mentre eravamo nel dietro le quinte, tu mi dicevi che però ci sono anche delle cose che si possono proprio fare per aumentare, cioè oltre yes. a mandare mail interessanti, ci sono proprio delle cose che si possono fare mm-hmm. per aumentare l'open rate. Allora, mail interessanti, tipo lo appendi al muro e te lo tieni lì, te lo devi ricordare. Sì. Una volta che tu sai che stai facendo quello, sì. e tu, Carmen... Colombella, Carmen, mi veniva Pollastrella, se devo dirti che non sarebbe stato... Ma mi sembra un po'... No, un po' brutto, vero? Mm. Allora, tu, nel tuo caso specifico, prima devi affrontare quel problema lì, ma già che ci sei, è molto importante tenere pulita la lista. Cosa vuol dire tenere pulita la lista? Vuol dire che ogni tanto, periodicamente, dopo che uno comunque sta mandando queste email in maniera sistematica, dopo, che ne so, 6 mesi, ti metti lì e dici, cerchiamo di vedere quanti iscritti inattivi ho. Ok. Cosa sono gli iscritti inattivi? Sono quelli che sono iscritti, ma è un tot che non aprono più le mail che mandi. Ok. Quindi loro non si sono mai cancellati dalla lista, sono sempre lì, ma non aprono niente. Il problema qual è? Il problema è che in realtà è come se non fossero iscritti, perché non stanno ricevendo niente. E
uno dei problemi che derivano da avere molti iscritti inattivi è che ti sballano le statistiche, quindi tu non hai più una percezione reale di quello che sta succedendo sulla tua lista, ma hai una percezione sporcata dal fatto che c'è gente che è iscritta ma non apre. Ok. Quindi ogni... E da qui si spiega il titolo di questa diretta, giusto? Da qui si spiega il titolo di questa diretta. Ok. Quindi una cosa che voi di tuttografiche.com dovreste fare una volta che avete iniziato a usare sta mailing list come Dio comanda. Smetti di sventolare queste mani che mi stai veramente Dopo sei mesi che state facendo sta roba, vi mettete lì e vi chiedete, ok, c'è gente che ha sostanzialmente smesso di aprire le nostre email, bisogna trovarle e poi bisogna cancellarle sostanzialmente. Ok, e cosa, cioè ci sono dei parametri? Allora, come si fa a dire io, sì, questo è inattivo? Io ti dico, Carmen, dipende davvero tutto dalla lista. Quindi quello che manda una mail al mese può decidere che è inattivo chi non ha aperto le ultime sei email. Perché sono sei mesi che tu gli scrivi una volta al mese. Okay. Un povero stronzo, questo qui, niente. Allora, cioè, dopo sei mesi, posso dire una roba? Dopo sei mesi non c'è tab promozioni di Gmail che tenga, ok? Cioè, tu ti sei iscritto, tu hai voluto farlo. Non gli interessa più quella cosa. Tu hai confermato l'iscrizione, lo sai che se arriva nel tab promozioni o te la vai a leggere lì oppure te la sposti nell'inbox. Io non so se ci sono altri sistemi come Gmail, ma probabilmente sì, che ti filtrano un po' la posta così. Però se tu una roba la vuoi leggere, fai in modo di leggertela. Dopo sei mesi che ti scrivo e tu niente, ciaone, cioè finita. Sì, ok, tu dici proprio di cancellare, li vanno avvisati prima? Allora, volevo finire un attimo, invece nel caso della ipotetica mailing list di tuttografico.com, che mi immagino sia un po' attiva, quindi non lo so, una mail a settimana, più le promozioni, più le robe. Sì. Puoi dire, che ne so, negli ultimi tre mesi, tutti quelli che non hanno aperto nessuna delle email che mi hanno dato negli ultimi tre mesi, ciao. Okay. Perché hanno ricevuto molte più email, il volume è più alto, a quel punto se proprio non hai aperto niente vuol dire che non ci siamo. Ok. Bisogna avvertirli, sì, nel senso che secondo me ha senso prendere questa gente qua e dire, allora vuoi ancora ricevere le mie email? Se hai ancora voglia rispondi, okay. Non apri, non clicca, rispondi. Ok. Ok, per proprio ci va, secondo me ci va una conferma un po'. Okay. Che ti fai anche un minimo di sbattone, giusto per... No, clicca rispondi, ciao. Quelli che rispondono te li segni e li mantieni, tutti gli altri dopo un paio di settimane li cancelli. Ok. E bom, fatto. Perfetto. Questa cosa qua la ripeti sistematicamente ogni sei mesi e ti dà un quadro reale di come stanno andando le cose. Ok, vogliamo rispondere a qualche domanda? Ci sono? Sì. Open rate, sapete dirmi se MailChimp congela o cancella? Allora, mettiamo questa qua. Sì. Tu la conosci Carolina? No. Adesso mi scrive una mail di insulti. Allora, domanda open rate. L'open rate è consigliabile che tenga conto del riferimento aziendale a cui appartiene? Sai che è diviso per industria, cioè settore. Sì, allora, nel... Dopo la diretta mandiamo poi la mail, noi, la nostra volta, con un post che accompagna il video. Lì dentro c'è linkato lo studio di MailChimp, che loro chiamano benchmark, quindi diciamo il riferimento. Sì. Nei dati, i dati dell'open rate loro riscompongono per industria di riferimento. Settore in italiano. Sì, settore di riferimento. Sì. Scusate, un attimo. E questi dati sono diversi a seconda del settore. C'è un'oscillazione, ma devo dire che l'oscillazione in realtà non è enorme, non è che c'è un settore al 10, uno al 60, c'è 18-28, ok? Facciamo. Ah, okay, c'è un 10% di oscillazione, okay. Quindi più o meno 5% intorno alla media. Quello che conta nel caso tuo specifico, Carolina, secondo me è vedere la dimensione della lista con cui lavori anche, ok? Perché questi numeri qui tengono in considerazione tutto, ma se tu scrivi a 500, a 1000 persone e hai un open rate del 20%, è una tragedia, cioè è una cazzo di tragedia, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va, ok? Quindi okay. Io non voglio entrare nel merito, ma non basta tenere conto del settore di riferimento, ci devono essere dei premi a monte. Sì. Su 500 persone io voglio il 60% di open rate, perché sì. Così e basta. Sì.
Allora, sapete dirmi se MailChimp congela o cancella gli hard bounce in automatico? Tu te lo ricordi? Allora, sì, io me lo ricordo. Allora, MailChimp ha... Tu hai tutti gli iscritti alla mailing list, poi cioè, hai tutti i contatti, poi ci sono quelli iscritti, scusatemi, quelli disiscritti, e poi ci sono, c'è una sezione che si chiama cleaned, quindi ripuliti, che sono gli hard bounce, a cui che sostanzialmente ha senso escludere dagli invii, perché evidentemente per mille motivi non... Quindi non ho capito, li mettono lì dentro in automatico? Sì, li mettono nei ripuliti in automatico. Ok. Secondo te bisogna togliere quelli che sono nei clean, cioè proprio toglierli, perché sennò paghi? Hai capito sì, cosa sto dicendo? Sì, no? Diciamo che se ne hai tanti, di nuovo c'è un problema a monte. Io mi ricordo che noi abbiamo tipo pochissimi, non so, 4-5 su 3.000 euro. Ma e anche gli unsubscribed, però te li tiene nella lista? Allora, qui siamo nel caso specifico dello strumento MailChimp. Su cui hai tante cose da dire su MailChimp, perché lo odio in questo momento, no, un pochino. Comunque loro hanno il calderone dei contatti che hai raggranellato, e tendono loro a conservare tutto, quindi i disiscritti, i cancellati, i ripuliti, per fini statistici, ok? Quindi lì secondo me dipende un po' da te se vuoi conservare le statistiche storiche nel tempo oppure no. Quello che è sicuro è che quando fai gli invii devi mandare solo agli iscritti, assicurarti, sì, di mandare solo agli iscritti. Ok, io direi che abbiamo finito, no? Sì, se non ci sono altre domande. Non ci sono, non abbiamo deciso l'argomento per la prossima. No, l'avevamo deciso. Ah, non me lo ricordo io allora. Allora, se non ricordo male. Sì? Avevamo deciso. Sì? Di parlare. Sì? Di come il marketing ti può aiutare. Ah, bravo. Vai, finisci tu. A selezionare i clienti, giusto? Sì, di come, esatto, perché uno dei temi più comuni è: ma sì, non faccio marketing attivamente, cioè non, online, non produco contenuti per il mio marketing, sono fermo con tutto perché tanto ho un casino di clienti. Mm-hmm. E la risposta è: ok, ma il marketing ti può aiutare a continuare a selezionare i tuoi clienti oppure iniziare a selezionarli se non l'hai mai fatto, in maniera che tu abbia sempre i clienti migliori possibile. E quindi parliamo di questo, cioè delle operazioni in pratica che può fare il tuo marketing per aiutarti a selezionare i tuoi clienti e appunto lavorare meglio. C'è Carolina, ci ha aggiunto un pezzo. Lo ingrandisco. Il problema è convincere il cliente che buttare dentro casaccio tanti contatti non è un bene. Certo che poi la pena rete è tragico. Sai cosa stavo pensando? Che cioè, se il tuo, forse puoi far presente al tuo cliente in maniera più educata di come sto per fare io che non è Barilla, a meno che non sia effettivamente Barilla. Ma se il tuo cliente è un cliente piccolino, gli puoi far presente che, insomma, non ha, cioè, non essendo una grande azienda, il suo obiettivo non è quello di provare a sparare un po' a caso, ma di parlare in maniera un po' più specifica con persone reali, ok? Veramente interessate. Sì, basta così. Basta così. Per oggi. Per oggi. Va bene, l'argomento l'abbiamo snocciolato, arriva però un post sul blog, anche inviato via mail agli iscritti alla newsletter, in cui riassumiamo i dati che abbiamo dato e diciamo, parliamo più dei... non so, cosa c'è nel post? L'hai scritto tu? Allora, nel post c'è, diciamo, una insight su questo cambio di prospettiva e poi ci sono delle istruzioni pratiche di massima, quindi a prescindere dalla piattaforma di email marketing che si usa, per individuare e ripulire gli iscritti inattivi. Per tenere bella pulita una lista. Basta, attenzione perché è bellissima. Ah, la moda dei freebie. Qua ti voglio. Ha lasciato come strascico utenti inattivi. Ma sì, infatti, se uno sa di avere il freebie, deve anche poi ripulirla quella lista lì. Cioè, più frequentemente, perché è chiaro che un sacco di gente si iscriverà solo per vedere che cos'è quella roba lì, e molti sono competitor, molto spesso. Sì, tra l'altro il freebie, oltre a fare questa cosa qui, se poi dentro c'è tipo il codice sconto è ancora peggio, perché alla fine neanche per il freebie ma per il codice sconto. Tant'è che volevo raccontare questa cosa qui. La mailing list di Guido per
una grossa parte della sua vita ha avuto come contenuto, diciamo, speciale i due consigli di marketing della domenica, che partivano automaticamente al momento dell'iscrizione. Mm. Quando un mese fa più o meno ho fatto l'ultimo giro di pulizia della lista, abbiamo deciso di spostare la logica, quindi se tu ti iscrivi ricevi sostanzialmente i post del blog, i lanci dei contenuti e le promozioni le due volte l'anno che le facciamo, mm-hmm. mentre quello che era il freebie, tra virgolette, cioè questi due consigli di marketing, sono diventati su richiesta, quindi c'è una mail di benvenuto e uno dice ok, li voglio ricevere, e a quel punto li riceve, perché di nuovo la logica è quella di far aprire queste benedette email, non sì. mandarle a caso. Perfetto. Ok. Andiamo. Ci vediamo, io ho detto martedì prima per una vecchia abitudine, ma giovedì. Ci vediamo Giovedì prossimo, che giorno è? Pasqua, no? Non è Pasqua. Non ancora. È il 17. Ok, quindi... 18. È il 18. 18. Okay. Ci vediamo giovedì 18 e fino ad allora, mi raccomando, ripulite bene le vostre mailing list e non abbiate paura di togliere tutti quei brutti cattivoni degli iscritti inattivi. Ciao. Ciao. Alla prossima. Spengo, Sì.